Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. La partita di oggi è tra Fiorentina e Milan. Siamo prontissimi per iniziare questa telecronaca. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Un saluto Fabio a te e agli amici che ci ascoltano. Ecco le formazioni delle due squadre. Eccoci, si comincia. Benassi. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Benassi. André Silva. Lorini. Possibilità di tiro. Attenzione al tiro. Grande parata dell'estremo difensore. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Sulla destra, Biglia prova a passare con un pallone profondo e passa André Silva. Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Prova la giocata nello spazio, prova la conclusione. Salvati dal palo. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Filippo Inzaghi. Guadagna metri. Filippo Inzaghi. Molto buono il dribbling, tiro rivedibile. La progressione è stata perfetta. Il tiro però solo discreto, forse non è riuscito a impattare la palla come voleva. Benassi. Lungo passaggio in avanti. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Prova il filtrante. Ha la possibilità di andare verso la porta. C'è la palla lunga, in avanti. André Silva. Bella rete di passaggi. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Saponara. Intercetta il passaggio, pericolo. Calabria riesce ad allontanare. Rimessa con le mani. Filippo Inzaghi. Borini.
L'avversario ha avuto la meglio. Vuole la profondità. Roberto Baggio. Roberto Baggio! Che grande parata! Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. E cross attraversa l'area senza esito. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Partiti! Siamo già nella seconda frazione. Roberto Baggio! Ha segnato! Ed è il primo gol della gara. Grande azione. Tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti. Ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. Zero dunque. Ma è la sua natura. Quando la squadra ha bisogno, lui c'è. Gioca con un pallone lungo. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Sono sicuro che non sarà l'ultimo pallone che vedremo scavalcare la difesa in questa partita. Lorini cerca un compagno. Rodriguez. Bonaventura. André Silva. Pallone alto e lungo sulla fascia. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Benassi. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate, non concedono la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza. Evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma è una tattica giusta? Secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio, ogni strategia ha dei pro e dei contro, non si può fare un discorso assoluto. Ma considerando l'abilità di questa squadra nel gioco in profondità, credo abbiano ragione. Con questi non puoi correre rischi, si muovono benissimo senza palla e arrivano in porta in un attimo. Filippo Inzaghi cerca un compagno libero. Non c'erano compagni a suggerire una soluzione diversa. Se Bonaventura. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Assolutamente. Tocco preciso. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Un po' di indecisione sul da farsi. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Bonaventura ci mette il piede e con questo è il pallone. Bonaventura. André Silva. È davvero una bella serie di passaggi questa. Rodriguez. Solamente 5 minuti e sarà tutto finito. La Fiorentina deve resistere. Conclusione. Palla vagante. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Filippo Inzaghi la gioca a sinistra. Si libera la grande. Borini. Tenta la conclusione. E in sacca. Un gol importantissimo. Trovano il pari all'ultimo respiro, grande entusiasmo dei tifosi. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione.
Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. Squadre ancora in equilibrio. Si andrà dunque ai tempi supplementari. Le due squadre si sono annullate a vicenda. Si può dire che nessuno abbia fatto abbastanza per portarsi a casa la vittoria. Arbitro che fischia anche la fine del secondo tempo. Il punteggio rimane in parità. Adesso ci sarà un'altra mezz'ora da vivere. Una mezz'ora emozionante con i supplementari. Sono già riprese le ostilità. La Fiorentina non l'ha chiusa nei primi 90 minuti. Ma andare sotto nei supplementari sarebbe un disastro. C'è da capire se avrà la... Ecco il tiro! E c'è il gol della Fiorentina! Tornano avanti proprio alla fine dei tempi supplementari. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Sono in vantaggio di un gol. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Prova la giocata nello spazio. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Roberto Baggio è marcato talmente stretto che non riesce a giocare. Beh, è normale marcare più stretto chi ha già segnato un gol. Non puoi permetterti di concedergli altre chance per andare a rete. Decide di sfruttare la fascia. Allarga sulla fascia. Lorini raccoglie un passaggio dalle retrovie. Ecco il fischio dell'arbitro. Finisce il primo supplementare. È stato un incontro davvero interessante e ci aspettano altri 15 minuti di pura adrenalina. Quindici minuti di speranza e sofferenza. Comincia il secondo tempo supplementare. È stato un incontro senza esclusioni di colpi finora, ma non è ancora arrivato quello del KO. Pericolo! Benassi cerca spazio. Roberto Baggio ha già segnato due gol oggi. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Prova il filtrante. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Cerca André Silva! La vittoria è nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Non c'è più tempo, finisce qui. Una battaglia dura, appena un gol di differenza tra le due squadre. Ma alla fine credo che sia un risultato meritato. Che partita si è giocata oggi, Luca? Hanno giocato bene.